L'ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha presentato anche a Cosenza, nella sala conferenze del Centro Congressi della Fondazione Carical, il suo libro Io sono libero, edito da Luigi Pellegrini. Scopelliti si è raccontato per circa 2 ore, dialogando con il direttore de Il Quotidiano del Sud, l'altra voce dell'Italia, Roberto Napolitano. Dopo aver scontato la condanna a 4 anni e 7 mesi di reclusione, Peppe Scopelliti, in cuor suo, afferma di essersi sempre sentito un uomo libero. Un uomo può essere libero anche nei momenti in cui vive un'esperienza come quella della reclusione, quindi un'esperienza ingiusta, e quindi voler sottolineare questo aspetto. Sono esperienze che segnano soprattutto per le persone per bene, per coloro che non si aspettano mai, hanno messo in preventivo nella loro vita di dover vivere un'esperienza simile. E quindi è chiaro che lascia il segno. Giuseppe Scopelliti, finito in carcere con l'accusa di falso in atto pubblico quando era sindaco di Reggio Calabria, parla così della sua condanna. Credo che il problema dei disavanzi, che poi si traducono in gergo di buchi, appartiene a circa il 65-70% delle amministrazioni locali, e dissi quella condanna è una pagina inquietante. Ma state tranquilli, perché corro il rischio di essere l'unico del solo. E oggi, a distanza di 9 anni dal primo grado, penso di non aver sbagliato, per fortuna dico, anche perché magari è un rischio che hanno corso tantissimi altri amministratori. La mia condanna è stata una condanna esemplare, però al di là di questo diciamo che bisogna avere così la consapevolezza che queste vicende vanno superate con grande serenità, non si porta a rancore perché comunque si guarda avanti. E ancora Peppe Scopelliti dice alla stampa di aver chiuso con la politica. La politica appartiene al passato ormai, e bisogna avere consapevolezza di questo. È cambiata la politica, ci sono stagioni ormai, si vive una stagione diversa. Io credo che sarei una persona, un pesce fuor d'acqua.